Ciao a tutti e bentornati qui sul North British Marsh. Abbiamo chiuso la puntata di ieri, dove abbiamo piazzato finalmente la nuova stalla per le mucche. E questo l'avevamo mandato a vendere questa roba quasi. Siccome però non mi ricordavo se il percorso era sopra o sotto o una cosa del genere, allora ho preferito mandarlo qui. Comunque abbiamo capito che scaricare bisogna scaricare solo esclusivamente a destra. Ok, allora scarichiamo sta roba qui, che nel frattempo si vende, e scarichiamo. Se lo scarico qua la prende? Sì, ok. E scarichiamo anche questo. Nel frattempo lì il contatore dei soldi corre e scorre. Noi cosa facciamo? Dobbiamo trasferire le nostre mucche, il che significa che abbiamo bisogno di un rimorchio, perché non vado a comprare tutte le mucche di nuovo. Quando abbiamo fatto? Boh, 160.000, quasi 180.000, 180, 178.000. Beh, abbiamo quasi di nuovo tutti i soldi che abbiamo speso per le vacche, per le vacche, per la stalla delle mucche. Non è neanche malaccio. Allora, tu torna indietro. Anzi, no, sai che ti dico, tu torni indietro con... No, vabbè. Torni indietro con qui. Base, officina. E io ho bisogno dell'altro camion. Dove sei? Forse era meglio al contrario? Sì, era meglio al contrario. Ho bisogno di questo camion qua perché devo prendere un rimorchio. Speriamo che adesso ce ne sia uno. Aspetta un attimo, prima guardiamo che rimorchi ci sono. Ah, devo tornare indietro anche quello, vabbè. Allora, animali. Però me lo dà qua. Trasporto animale, eccolo qua. Prenderemo questo. Quante mucche? 12. 6. Sette. 9. Mi sa che prenderemo questo. Ok, potevo già prenderlo così evitavo, dai. Allora, prendiamo questo. Questo lo noleggiamo perché io tutti questi soldi non li voglio spendere. 4.000. Poi si chiede alla gente perché io preferisco comprare le mucche direttamente e non noleggiare questo. Prima che spendo 4.000 euro di consegna mucche, ci metto un bel po'. Tanto io se ne compro sempre 20-30, poi dopo loro si... automaticamente aumentano, che si moltiplicano come i pani e pesci, vabbè, e non ne vale la pena. In questo caso però non posso trasferirli, non è che siamo a Star Wars o Star Trek che facciamo il teletrasporto. Energia. Sarebbe male, però purtroppo non è possibile. Qua dobbiamo farlo in questo modo. Allora, quasi quasi, visto che non ho più legna da caricare per adesso, metto questo a posto, così non me lo trovo in mezzo ai piedi. E dopo andremo a registrare, oltre al discorso che abbelliremo un po' la stalla e tutto il resto, perché un po' di abbellimento ci vuole, perché sì, l'ho piazzata lì in mezzo al campo, però non c'è la strada, non c'è questo, non c'è quello, quello sulla mia mappa ci sta, perché oltre a essere diciamo che è utile una cosa, mi piace anche abbellirli un po', così che anche l'occhio vuole la sua parte. Wow, così grosso il gradino qua.
Allora, aspetta che devo far questo, abbasso un po' il volume perché era troppo alto. Mi sentivo il camion che mi entrava dentro, cervello. Allora, andiamo a caricare tutte le mie smookes. Peccato che non riesco a tirare fuori il... Potrei fare pure in modo diverso. Che aspettavo che finivano il... Sì, posso fare anche così. Perché io là dentro ho un casino di roba, secondo me, fa vedere. Allora, cibo, 13.000. E questo non lo tiro più fuori. Almeno che non me lo rimborsa quando vado a vendere la stalla. Non lo so, non me lo ricordo. No, che cacchio faccio? Fa vedere. No, qua. Vabbè, lì qua questo dobbiamo tirarlo fuori. La paglia è dentro. Sì, non è che è tantissimo. Ah, mi sono dimenticato di piazzare una cosa. Dobbiamo piazzarla. Sì, dov'è? Qui. Costruzione. A meno che... Aspetta, dubbio, dubbione. Fammi vedere perché... Allora, cibo, acqua, latte, paglia, liquame. Ok, no, 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 no. Dobbiamo piazzare anche quella, secondo me. Ok. Qui tiriamo fuori il liquame, va bene. No, dobbiamo piazzare anche questa. Allora, production. No, production. Edifici. Silos, questo. Un punto comodo per caricare, benissimo. Comodo, comodo. Se io potrei metterlo anche qui. Ma questo fa solo i 90 gradi? Se non volessi 90 gradi, qualche pulsante da attivare? No, di sicuro non questo. Odio le cose a 90 gradi, qua precisi io. Ma allora, fammi vedere, cambia modalità libera. Se faccio modalità libera cosa succede? No, se faccio schiaccio questo... Wow, che rottura. Inclina, fa, dice. No, mi piace sta cosa qua. Non c'è una soluzione. No, solo scatti da 90. Che Kaiser, oh. Allora, questo serbatoio per concimi il liquido, no. Ah, ma intanto mi serve sto coso qua. Non mi piace sto coso. Vediamo modalità libera cosa mi dice. Non l'ho mai utilizzata. No, questo non me lo fa. Non è che c'è qualche tasto da schiacciare. Boh, ragazzi, ditemelo voi. Se avete qualche idea. Ruota, inclina, no. Questo ruota, oggetto, no. E, se avete voi un'idea come farlo girare non a scatti ma singolarmente, tipo come piazzo anche tutta l'altra roba, vediamo questo. Anche questo. Vabbè, questi non c'entrano. Manual storage. Oh, che piccolo però. Ma anche questo gira a 90. Fienile. No.
Cacchio. Cumulo di concime, vediamo questo. Anche questo. Uffa. Stoccaggio sotterraneo. No, che cacchio dico. Allora, questo mi costa 15.000 e 2 milioni. Questo 4 milioni, ancora più piccolo. Guardate un po' quanto è piccolo, però quanto capacità. Irrealistico completamente, proprio irreale al 100%. Allora, 2.000, cioè 2 milioni, invece quello del gioco 4 milioni. Non è che cambi chissà che cosa. Quindi 25.000 contro i 15. Mannaggia, oh. Facciamo così, io aspetto voi, vediamo cosa mi dite. Alla fine lo piazzerò come capita. Oh, ci posso fare? Se non si può fare, non si può fare. Se non si può, non si può. Se non si può, non si può. Allora, a questo punto, che si fa? Sono bloccatus. Sono bloccatus. Allora, sposta. Sì. Sposta. 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 Perché uno alla volta? Perché scusa, ah, ma il rimorchio è già pieno. Porca trota, me ne ero accorto. Thank you.
Ok, ragazzi, allora mi sembra che gli abbiamo portato un po' di tutto di quello di cui avevano bisogno. Abbiamo portato un po' di paglia, un po' di razione mista, l'acqua, che significa che manca. Vediamo un po' se qui ci dà qualche input in più. No, questa tutta la razione mista, manca un po' di fieno, un po' d'erba, ma questo adesso gliela portiamo. Per la produttività adesso va bene. Posto, abbiamo trasferito tutto. Ho comprato qui un'altra mucca perché non mi dava più, non mi indicava più quello che effettivamente c'era ancora dentro. Il liquame che devo tirarlo via perché mi serve comunque per la produzione. E quel po' di latte, sì, sono pochissimi litri, non è quello che mi cambia la vita. Ma il liquame mi serviva per la produzione. Direi che per adesso va bene, dai. Adesso poi nella puntata prossima andremo a vendere probabilmente quella stalla qui, la venderemo, forse ne piazzeremo un'altra, forse comprerò altre mucche, ma questo lo andremo a vedere nella prossima puntata. Il che significa, ragazzi, che se non la volete perdere e vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi. Io vi saluto, ciao.